È una giornata come tante in RAS. È in corso una riunione per illustrare le nuove strategie a tutti i collaboratori. Quando all'improvviso... Sembra che Babbo Natale abbia una comunicazione urgente da fare. Dati i problemi mondiali di reperimento delle materie prime e le difficoltà nella logistica, le mie renne sono in sciopero. Quindi avviso tutti che per questo Natale saranno a rischio le consegne dei regali. Saluto augurando a tutti quasi buone feste. Firmato Babbo Natale. Signori, la situazione è grave. Babbo Natale però ci ha aiutato tante volte e ora noi dobbiamo aiutare lui in questo difficile momento. I nostri consulenti si metteranno al lavoro e sono sicuro che troveranno delle nuove renne efficienti, perfette, brave, che potranno consentire a Babbo Natale di portare a termine la missione. Quindi, signori, tutti al lavoro a cercare le renne per Babbo Natale. Forza! I consulenti si mettono subito al lavoro. Con anni di esperienza nel campo degli ungulati nordici, sarà uno scherzo preparare un progetto dettagliato per l'individuazione e il recupero dei preziosi animali. La squadra, senza indugio, decide di recarsi nella lontana tundra norvegese alla ricerca dei preziosi esemplari. E grazie ai moderni mezzi di trasporto utilizzati, raggiungono agevolmente il luogo accuratamente selezionato. La tundra, si sa, è un ambiente estremo, dove si possono fare incontri non facili con creature feroci e pericolose. Ma i nostri esperti non sono certo tipi che si fanno impressionare. Usando strumentazioni di ultima generazione e metodologie all'avanguardia, selezionano gli esemplari con le caratteristiche migliori e cercano di scovare i quadrupedi più adatti. Ma ecco che finalmente le lunghe ed estenuanti ricerche sono coronate dal successo. Come non gioire davanti alle vere ed uniche renne per Babbo Natale? Caro Babbo Natale, forse ci siamo sopravvalutati, ma le intenzioni erano buone. D'altronde è Natale, no? Basta il pensiero. Tanti auguri a tutti voi. Tutti belli siete. Forza e coraggio! Vola! No! Che no? Cosa c'è? Non si muove. Non si muove. Vieni, Ana. Aiuto! Amo un momento! Non sono orecchie. Mi date persino le spalle! Basta! Non ci si può fare!